Veder giocare la Torres è un esempio di organizzazione, la domanda è perché solo nel primo tempo? Beh, c'è merito anche per Pescara, che ha avuto una grande reazione. Noi il primo tempo potevamo essere un po' più cattivi e chiudere la partita facendo almeno un altro gol. Poi il secondo tempo c'è stata la grande reazione del Pescara, noi abbiamo perso un po' il filo del gioco e poi alla fine, per come si era passata la partita, è un punto importante. Primo tempo, andiamo ad analizzare tatticamente. Avete fatto palleggiare un po' il Pescara, poi in un amen l'aggressione e la ripartenza organizzata. Ma sì, noi cerchiamo di sfruttare anche quando ce lo concedono, perché parecchie squadre ci aspettano bassi, quindi altre volte la profondità non ce l'abbiamo. Quando c'è la possibilità di attaccare la profondità abbiamo giocatori che hanno gamba, che hanno strappo e quindi cerchiamo di sfruttarli. Io chiedo due cose prima delle domande da studio. La prima, con un paragone un po' simpatico. Primo tempo il titolo poteva essere vecchio Pescara, vecchia Torres, perché era un po' un facsimile dello scorso anno. Secondo tempo invece si è visto il nuovo Pescara. Sì, ripeto, il primo tempo noi abbiamo fatto un gran primo tempo, penso sia più un merito nostro che del merito del Pescara. E poi il secondo tempo c'è stata sinceramente la grande reazione del Pescara, non hanno mai mollato fino alla fine. E ripeto, per come si era messa, insomma, è un punto importante. Le chiedo l'ultima cosa io, l'era vicino a lei nel primo tempo Antonelli quando ha fatto quel fallo su Vergani già ammonito. Sincero, ha tremuto per il secondo giallo? Beh, sai, quando è un difensore ammonito per come giochiamo noi, che spesso lasciamo l'uno contro uno dietro, è chiaro che un po' di timore, abbiamo pensato anche di sostituirlo a un certo punto. Poi il ragazzo è stato bravo, è stato intelligente, però c'è stato un momento, insomma, dove avevamo pensato anche di sostituirlo. Do l'auricolare al tecnico Greco per una domanda da studio, la volete fare Massimo, quindi vi ascolta Greco. Buonasera Greco, sempre complimenti alla sua Torres, è un piacere vederla giocare. Fabio Ferraresi. No, beh, io anch'io mi associo ai complimenti al mister già dall'anno scorso, quando poi ci siamo incontrati all'ultima giornata. La curiosità, come diceva prima Massimo, è come mai hai deciso di togliere due attaccanti, poi magari col senno di poi non so se lo rifaresti. No, a Fiscinale l'ho dovuto lavare perché aveva un problema muscolare e quindi non avevo scelta. In questo momento non siamo a livello numerico tanti in avanti, quindi ci siamo dovuti adattare alla situazione.